Alla base del padiglione irlandese c'è un colore, il verde della sua bandiera, il verde della sua campagna incontaminata, dove si producono cibi sostenibili di altissima qualità. Nel progetto, infatti, dell'Irlanda c'è entro il 2016 quello di raggiungere degli standard qualitativi nella produzione di cibi sostenibili per diventare leader a livello mondiale. Il tema del suo padiglione si chiama Origin Green, dove la verde significa anche ecosostenibilità e rispetto per l'ambiente. I visitatori intraprendono il loro viaggio all'interno del padiglione percorrendo una piccola Wild Atlantic Way, una strada che esiste realmente in Irlanda, la strada panoramica più lunga del mondo, 2500 km da Kinsale a Derry, durante i quali si incontrano paesaggi particolarissimi che cambiano radicalmente a seconda della stagione e che gli irlandesi preservano come uno dei beni più preziosi. Origin Green è anche il nome di una partnership tra agricoltori, aziende private e agenzie pubbliche che insieme al governo irlandese hanno un obiettivo comune: sviluppare l'industria alimentare in modo sostenibile. Origin Green è il primo programma del suo genere a livello mondiale. L'Irlanda sta mobilitando l'intera nazione per realizzare la sua ambizione: mettere tutti i suoi produttori di generi alimentari e bevande sulla strada della sostenibilità entro il 2016. E su uno dei muri del padiglione c'è una frase molto significativa che potrebbe essere emblematica del significato di Expo 2015. Non abbiamo ereditato questo mondo dai nostri genitori, ma lo abbiamo preso in prestito dei nostri figli. Il padiglione nepalese prende spunto dal mandala, un diagramma circolare formato da tante altre figure geometriche. La storia di questo padiglione però è legata a un evento particolare, il terremoto che ha colpito il Nepal il 25 di aprile, quindi a pochi giorni dall'inaugurazione di Expo. Molti dei lavoratori che erano qui presenti hanno dovuto far rientro nel loro paese, hanno voluto rientrare per vedere cosa era successo e il padiglione è stato ultimato grazie all'aiuto degli operai che stavano lavorando su tutti gli altri cantieri. Il mandala rappresenta, secondo i buddhisti, il processo mediante il quale il cosmo si è formato dal suo centro, è il cerchio della vita. Il profilo dello stand vuole rappresentare la catena dell'Himalaya e la pagoda è la raffigurazione architettonica del monte Sagarmartha, il nome locale dell'Everest, ovvero casa della Dea Madre. L'atmosfera in cui si cavano i visitatori è quella degli antichi insediamenti delle valli di Kathmandu, con porticati e templi, qui ci sono 42 colonne intagliate a mano. Il Nepal porta con sé un'esperienza alimentare di rapporto con l'energia, natura molto speciale, unica al mondo, perché la produzione di cibo in Nepal non riesce a tenere il passo alla crescita demografica. Per i piccoli e i grandi imprenditori agricoli la coltivazione dei cibi in territori montuosi è una sfida costante, rinnovata di giorno in giorno, anno dopo anno. Il focus generale infatti è l'agricoltura di montagna, sviluppatasi nei secoli con i suoi propri metodi naturali, terrazzamenti. Da qui la decisione di partecipare a Expo 2015 per aumentare l'attenzione sulla necessità di adottare programmi di sviluppo capaci di garantire a ogni persona la quantità di cibo di cui ha bisogno. La cordialità del Belgio ha un futuro sostenibile. Il padiglione belga parte proprio da qui, dalla convivialità dei suoi abitanti. Passa attraverso naturalmente la produzione sostenibile, basandosi soprattutto sulla tecnologia delle nuove tecniche di produzione del cibo e per arrivare poi all'identità nazionale. Il padiglione è strutturato su tre grandi aree che ricordano la struttura di un fiore.
La fattoria, area riservata al Belgio federale, la cantina, cuore del laboratorio in cui si mettono in pratica le tecniche di produzione alternativa, l'atrio, che è lo spazio dedicato al relax e ai piaceri culinari. La struttura stessa del padiglione, naturalmente ecosostenibile, rappresenta un ottimo modello di pianificazione urbana, la Loeb City, una città responsabile, vivace e interattiva. Al suo interno sono esposti e sperimentati i più sorprendenti ritrovati scientifici e tecnici per affrontare la sfida alimentare, come i metodi alternativi di produzione alimentare, l'acquaponica, l'idroponica, la cultura di insetti e alghe. Il padiglione appare come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove si possono trovare idee rivoluzionarie per la produzione di cibo. L'acquaponica, per esempio, funziona su un sistema circolare che permette di far crescere pesci e piante contemporaneamente. Su una ruota che gira sono sistemate le piante di basilico e insalata, sotto la ruota si trova invece l'acqua, dove vivono dei pesci che permettono alle piante di nutrirsi tramite i loro escrementi. Il processo è circolare, a loro volta le piante purificano l'acqua e consentono ai pesci una vita ottimale. L'acquaponica è una tecnologia utilizzata in Belgio in ambito industriale per l'allevamento. Se questo è il tema centrale del padiglione, è comunque possibile farsi un'idea anche della cultura del Belgio e delle sue regioni, così come della tradizione culinaria. Non può quindi mancare il cioccolato, le patatine fritte e le birre tradizionali.